Allora, finita la palestra, non sai quello che ti devi mangiare, però sappiamo benissimo che dobbiamo mangiare carboidrati, proteine, tante, perché se il muscoletto non cresce, e poi che cosa? Però vogliamo mangiare gustoso, saporito, quindi la cosa che dove mi rifugio sempre è la scatoletta del tonno, quella scatoletta triste che ti guarda così, prendimi e tu vabbè no e poi te la prendi, eccola qua, questo è il tonno, ho buttato giù, eccola qua, la pasta è buonissima, guarda i bei rigatoni, quelli proprio belli grossi che piacciono a noi, che ci va tutto il tonno in mezzo. Allora vi dico, la pasta è 250 grammi pesata per due persone, me ne mangio un'etta e mezzo, questo è poco sicuro. Senti questa. Allora, quindi ci abbiamo capperi, aglio. Mi piace, questa è la parte della gambetta. Allora, aglio buono come sempre, olio buono come sempre, tutto buono. A casa Mariola, tutto buono. Allora, quindi andiamo. Bello, perfetto. Vai così. Non soffriggiamo tanto, perché giustamente dicono come Steph fa tutto il coso, non è una palestra, tutto quanto, non andiamo troppo a soffriggere. Allora che faccio? Fuoco basso, induzione bassa, poi prendo un trito di capperi, un trito, cioè i capperi, e li faccio tritati. Ma senti questa come parto? Vai. Allora, vado così. Perché li trito? Perché così un po' è più uniforme il sale. Perché sennò tante volte ti capita quel cappero intero che ti dà una botta di sale assurda. Quindi piano piano, invece così è meglio. Vai, così. Oh, ma qua non siamo mai niente, che stiamo a fare? Vai, ecco, mo parte. Poi, mi preparo tutte quante le cose. Peperoncino, a me piace molto il piccante, ormai mi conoscete, sono fatto così. Quindi, una pasta veloce, una pasta, il tempo di cottura di questi rigatoni che ci vogliono 12 minuti. Mamma mia quanto tempo, metto, vai, così, la trovo così, mi piace proprio, vai, allora, capperi, peperoncino, come se non ci fosse un domani, vai, poi, adesso qui, sto andando con i capperi, però che faccio? Io il tonno non lo metto adesso, lo metto dopo. Quando ho messo la pasta, quindi teniamoci un po' fuori dal fuoco. Le olive, mettiamo, le olive che fai, non le metti? Agostino, sei un grande, ti voglio bene, insomma arriva, vado così, olivette, intere con nocciolo, mi piace questa cosa che perdiamo un po' di tempo a mangiare l'olivetta, così bella vicino all'osso, ci dà, sembra una cosa più vera, no? Vai, così. La pasta è pronta, da come la vediamo? Togliamo la mano, brucia tanto, taglio a metà, guardate, un bel dente, eh? Vai, butto là dentro, vado, bagnata la pasta, mamma mia, il profumo dei capperi è fantastico, fantastico. Allora, ecco qua, fatto, raccolgo tutto fino all'ultimo, così. Poi l'olio non aggiungiamo più adesso. Andiamo con l'acqua, così prendo un po' di acqua di cottura. Ci abbiamo un po' di tempo per farla coccolare. Allora, fermi tutti, stop. Adesso qui fermiamo tutto. Ci andrebbe un po' di prezzemolo. Allora, non è ancora il rumore nostro, perché il rumore nostro adesso viene con questo. Così, come se non ci fosse un domani, sempre. Vediamo l'aglio, non ci interessa più. Tanto tonno, perché deve essere proteica. Adesso, niente pezzemolo, però c'ho il mio salvavita. L'origano fresco che mi ha portato Massimo dalla Sicilia. Guarda che robetta, tieni. Vai così. E adesso andiamo. Mamma mia, bella, guarda, allora, che cosa c'è? Se olive saltano dappertutto, il rumore è quello. E adesso sentiamo che ne pensia, che ne penso io. Mamma mia, c'ho una fame, ma ti presento quando uno va in palestra? Guarda il tonno, quanto tonno, bello, buona.
Madonna, se mi rompo un dente qua alla fine. Ci stanno sto lì dentro. Oddio. La prossima volta uso sempre quelli d'agostino, però senza osso. Buonissima, buonissima. Quindi, pasta, veloce, diciamo, tutto sommato che fa bene. Se avete la possibilità, scegliete anche un tonno meno commerciale come ho fatto io, non come ho fatto io, però c'è quella di scatoletta, quindi mangio questo. Buon appetito. E come sempre, semplice, economica, ma sempre buona. Buono. Come è bontà. Buono.